Emilia-Romagna la balneazione, prima ufficialmente consentita da Bobbio in su, è autorizzata esclusivamente da alcuni anni solo per le acque marine. Questo non significa che i fiumi siano inquinati. Il divieto di balneazione non si fonda infatti su fattori microbiologici o sulla percentuale di batteri, ma esclusivamente su motivi di sicurezza, nonostante ARPA e AUSL, ognuno per le sua competenza, effettuino controlli sullo stato delle acque anche se non riguardanti l'indice di balneabilità. Eppure le condizioni del Trebbia, di qualità particolarmente pregiata, potrebbero essere un volano per il turismo piacentino, anche in vista di Expo 2015. Le associazioni ambientaliste chiedono quindi che il valore del Trebbia sia riconosciuto già nel contratto di fiume. In una situazione come quella della provincia di Piacenza, in cui il Trebbia in particolare, ma anche altri corsi d'acqua, hanno le caratteristiche per essere balneabili, tant'è che da sempre sono frequentati, il fatto di non avere un riconoscimento di questa situazione è controproducente, perché noi potremmo vendere questo territorio come un territorio appetibile anche per questa cosa, e non lo possiamo fare perché c'è questa teorizzazione assurda che le acque interne non sono balneabili. Ci si sta cervellando sulle iniziative da fare per la cosiddetta Expo 2015. Un biglietto da visita della bandiera blu per la Val Trebbia come balneabilità delle acque sarebbe un'occasione eccezionale.